Scioccante quello che è accaduto nella sfida serale tra Fiorentina ed Inter. Ancora una volta il VAR è determinante nell'aiutare la squadra nerazzurra. Guarda tutto il video per capire gli episodi incriminati e poi commenta sotto al video, scrivendo il tuo pensiero su questi episodi. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La sfida tra l'Inter e la Fiorentina è stata avvolta dalle polemiche legate al VAR, con un gol di Lautaro Martinez e un presunto rigore negato alla squadra toscana. L'Inter, desiderosa di approfittare dello scivolone della Juventus contro l'Empoli, cercava la vittoria nella difficile trasferta di Firenze. La scintilla è scoppiata dopo soli 15 minuti, quando Lautaro Martinez ha sbloccato il match, con un colpo di testa su calcio d'angolo. Tuttavia, la rete è stata oggetto di un grande dibattito, in quanto, prima di colpire il pallone, l'argentino ha spinto in modo deciso Parisi, il quale è finito a terra. Nonostante le proteste, l'arbitro ha lasciato proseguire e anche il successivo intervento del VAR non ha rivelato irregolarità. La decisione ha alimentato il malcontento, accentuato dal successivo episodio al 34esimo minuto. In quest'ultimo, Bastoni, senza interessarsi del pallone, ha atterrato Ranieri in area. Tuttavia, sia l'arbitro sul campo che la sala VAR hanno giudicato tutto regolare, negando i presupposti per un calcio di rigore a favore della Fiorentina. Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha commentato l'episodio del gol di Lautaro, affermando che effettivamente c'è stata una spinta di Lautaro. Successivamente, ha confermato il rigore negato alla Fiorentina. Egli ha menzionato la trattenuta di Bastoni su Ranieri, sottolineando la necessità di valutare l'intensità della stessa e se ci sono elementi per un riesame attraverso l'on-field review. Anche questa ennesima partita è stata caratterizzata da decisioni contestate e controversie legate al VAR, con l'Inter che ne ha tratto beneficio e la Fiorentina che si è sentita penalizzata. Ciao e alla prossima notizia!